convincente, l'Arezzo strapazza una Voluntas Spoleto tenero come il burro, spazzata via da una prestazione degli Amaranto davvero molto positiva. Michele Baci spiazza Idromela in campo al posto dello squalificato Mautone, con Chiarini confermato accanto a Pecorari. In avanti torna a titolare Raso, che si conferma micidiale. Lo Spoleto si presenta molto coperto, con Pero Nullo che parte dalla panchina. Al quinto minuto l'Arezzo passa subito in vantaggio. Raso duetta con Mencarelli, che mette in mezzo un pallone d'oro per Crescenzo, che insacca siglando l'1-0. Al tredicesimo Crescenzo ci riprova con una bella conclusione dal limite, deviata però in calcio d'angolo. Al quattordicesimo Stefani viene ammonito per un fallo. Ciasca sulla punizione impegna Lazzarini, che si salva con i pugni. Al ventesimo minuto Brevi prova a cambiare la partita inserendo proprio Pero Nullo, ma gli equilibri non cambieranno. Al ventiduesimo magia di Martinez, che addomestica un cross da destra con un aggancio al volo. Si gira ed insacca per il 2-0. Una rete davvero bellissima per il delantero argentino. C'è soltanto l'Arezzo in campo e al 35esimo Mencarelli, con una serpentina ubriacante, si porta a spasso tutta la difesa ospite, ma il tiro di Salim Sissé viene rimpallato. Al 41esimo da notare il primo tiro in porta degli Umbri, con il subentrato Porricelli. Bucchi controlla però senza problemi. Al 44esimo Martinez orchestra un contropiede rapidissimo. Serve Raso, ma l'estremo spoletino respinge il suo tiro. Sulla seconda conclusione di Crescenzo, l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. In pieno recupero anche Sissé non concretizza un buon contropiede e la sua conclusione finisce ancora una volta fuori. Nessun cambio all'inizio ripresa, ma già al terzo minuto l'Arezzo è ancora in gol. È il turno di Mario Raso, che dopo aver segnato anche nel turno infrasettimanale contro la Viterbese, scrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori anche contro lo Spoleto, confermando il suo stato di grazia. Due giri d'orologio e il bomber laziale trova la doppietta personale. Il suo gol chiude una bellissima azione iniziata da Sissé e portata avanti da Crescenzo, che serve un assist al bacio a Raso, che fulmina l'incolpevole Lazzarini. È un vero dominio amaranto e all'ottavo minuto Sissé si rende pericoloso, ma l'estremo umbro questa volta decide di non capitolare. All'undicesimo Raso scarica dal limite una vera e propria staffilata, costringendo il bombardato Lazzarini a rifugiarsi ancora una volta in corner. Al ventiduesimo si fa vedere Salim Sissé sulla fascia, dove si beve tutti gli avversari. La difesa cerca di chiudere, ma la sfera termina Crescenzo, che c'entra in pieno il palo. Al 37esimo lo Spoleto resta anche in 10 uomini per l'espulsione di Stefani, che si becca il secondo giallo e due minuti più tardi Idromela scarica botta sicura con Lazzarini, che si rifugia nell'ennesimo calcio d'angolo. Termina qui una partita giocata dall'Arezzo a ritmi altissimi, che regala 3 punti d'oro che permettono di avvicinarsi al Ponte d'Era bloccato a Sansepolcro. E ad Arezzo ci credono, i tifosi ci credono, hai visto lo striscione 11 leone per 11 battaglie, Luca, Arezzo ci si continua a credere nonostante i problemi.